Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dove il mistero, la tua complicità. Ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Volevo presentare nel frattempo un nostro socio fondatore, artista, poeta, scrittore, il quale ha una sua precisa collocazione all'interno del nostro gruppo. Partecipa spesse volte a Ischia ai nostri spettacoli ed è Alberto Liguoro. Grazie, grazie. Io sono molto lieto di essere qui, tra l'altro faccio un po' da cicerone ai nostri amici ischitani, poi quando vado a Ischia mi incontro anche con loro. Si può dire che io frequento più Ischia che Milano, in questo momento siamo a Milano. Io sono socio fondatore anch'io di Dila e partecipo a varie cose. In questa antologia non ci sto perché è chiaro che scrivere una poesia non è una cosa che si può fare a comando, quindi se a un certo momento, io, in alcuni momenti diciamo della mia vita ho scritto molte poesie, anche più volte nell'arco di pochi giorni, di una settimana, cioè poi ci sono anche lunghi periodi in cui non si scrive niente. In questo particolare momento però non si può parlare, come si dice, del blocco dello scrittore, non è questo che posso fare riferimento. Piuttosto dico che in questo momento mi sto dedicando di più ad altre forme espressive.
è un periodo che sto molto seguendo l'arte performativa. Abbiamo fatto anche a Milano una performance che si chiamava Che ne facciamo dei libri, dove abbiamo portato dei libri, alcuni dei quali abbiamo dato un regalo ai presenti, e potevano fare quello che volevano, portarseli via o buttarli in una catinella che abbiamo messo, e devo dire che se li sono tutti portati via. Però un libro in una catinella è andato a finire, e c'erano libri di diverse persone che hanno partecipato alla performance. Poi le prossime volte può darsi che ci saranno anche mie poesie. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio Bruno Mancini, presidente, prima o poi anche lui dovrà essere intervistato. Sì, vi leggo una mia poesia, così giusto per esserci anch'io, che non sta nell'antologia, quindi la prendo così da un'altra parte. Vediamo se la trovo, spero di no. Ecco qua. Mi fa piacere leggere questa, perché è dedicata a un bambino, adesso è passato un po' di tempo, che fece molto commuovere tutta l'Italia, perché era molto malato e occorrevano dei soldi per andare in America a fare un difficilissimo intervento, una cura lunghissima, eccetera, e molti si prodigarono, si diedero da fare, eccetera. Però questo bambino poi non ce l'ha fatta, è morto, si è visto proprio la fotografia del padre che stava proprio in condizioni disperate vicino a questo bambino, e questo mi ha ispirato. Adesso sono passati 4 anni, comunque ve la leggo. Si chiama I sentieri del paradiso, viaggiatori dell'universo. Dopo l'eterna inappagabile ricerca di lasciare qualcosa su questa terra, mentre pensi al tempo trascorso, mentre lo vivi è trascorso, mentre tutto il tempo è trascorso, sensazioni. Piccola anima tremula, incerta, solo 8 anni e alle spalle un calvario. L'anima rovente incallita di chi ha alle spalle un'intera vita vissuta. Si incontrano. All'incrocio tra l'ultimo raggio di sole di una stella al mattino e la prima stella luccicante al tramonto, si presero per mano e percorsero insieme tutto lo spazio restante fino alla meta, oltre le stelle. Grazie. Molto bravo. Grazie. Non l'ho letta come te. Ah, detto, è stata una poesia molto bella. Molto bella. E però mi vorrei incensare un poco anch'io, insomma, qua tutti si stanno incensando, voglio incensare anch'io, e voglio leggere una mia poesia. Una mia poesia che lo scorso anno mi ha fruttato un premio. E si chiama Il mare. C'è una prefazione, ovviamente in napoletano, di Edoardo De Filippo. O mare non nacire, o mare è mare, e non lo sapa, che ti fa paura. Un solco continuo scavato da aratri invisibili, la scia bianca immacolata si perde nell'azzurro, il vento scompiglia capelli e arruffa pensieri. Gabbiani e delfini danzano intorno alla barca, suonando sinfonie sul pentagramma delle onde. Così la vita che scorre intorno a noi. Così la mer, tasmea, il mare, pelagos, il mare. Si ama e si teme. Calmo, sereno, benefico, violento, cupo, capriccioso. Ha cullato la vita e ha dato la morte. Così è la vita che scorre intorno a noi. Pace, silenzio, bolle che salgono argente. Una morena si affaccia e ti guarda, un'anemone apre i suoi colori, un rombo assale e mangia un latterino. Così la vita che scorre intorno a noi. Bello.